Nuova run? Nuova run. E useremo Eve, che per quanto sia più debole e con meno vita, l'altra volta è sembrata interessante. Quindi proveremo Eve, vediamo cosa succede. E vi devo fare una domanda però. Normal o hard? Perché devo capire cosa cambia effettivamente. Qualcuno mi ha detto prova hard, non cambia tanto e sblocchi più roba. Proviamo? Proviamo. Non so cosa aspettarmi. Io gioco in blind run, lo sapete. E non ho mai giocato prima di queste poche live nella mia vita a The Binding of Isaac. E quindi proviamo questo hard. L'altra volta abbiamo provato un attimo un accenno, ma non è che ho capito le differenze. Adesso vediamo. Hanno più HP i nemici. E questo potrebbe essere un po' un problema. Detto questo, un'altra cosa che vi chiedo è dove mettere la maledetta facecam. Però iniziamo a entrare. Where are you? Dove sei? Dove la metto la facecam? Perché ragazzi, io voglio dire una cosa. Non vi piace la facecam qui? È stata la chat a farmela mettere qui. Siete stati voi. Quindi io non so dove cazzo... Se io non ho mai giocato un gioco, non so dove andrà la facecam, ok? Quindi poi mi attengo ai vostri consigli. Quindi consigliatemi voi la posizione migliore. Al centro a destra o in alto? In basso? In basso a sinistra, in basso a destra? Vabbè ragazzi, grazie, non si capisce niente. Allora, considerando che... Io ho capito qual è il problema. Io copro questi simbolini qua. Si vedono? No, non si vede il mouse. Quelli sotto la facecam sono gli oggetti che raccolgo, no? Quindi se voi proprio li volete vedere, sì, devo mettere in basso, non so se a sinistra o a destra. Allora io forse ve la metterei in basso a destra a sto punto. Ok. Qua a sinistra c'è più casino, mettiamo in basso a destra, dove c'è più... è più distante dalle cose. Poi sì, potrei croppare la facecam e farla più piccola, però ragazzi dai, non ci ho sbatta. Ok? È un po' strano. Per me è un po' strano, ma... Ah, in basso a destra nascondi carte e pillole. Oh, figa, è vero. Ma anche in basso a sinistra c'è roba. E allora dove cazzo la metto? Ragazzi, ma dove la metti la facecam di sto gioco? Allora. The Binding of Isaac. Facecam. Position. Vediamo cosa mi esce. Vediamo, il miglior piazzamento mentre giochi. Ma figa, non è The Binding of Isaac. Aspettate, che provo a guardare un video. Ah, bello. Grazie, non c'è un video senza facecam, grazie al cazzo. Provo ad aprire il video di uno youtuber a caso, aspettate. E decidiamo. Nel mentre, vi ricordo che è una blind run, io non conosco il gioco, ci sto giocando per la prima volta, quindi quello che è questa serie è questo, una persona che gioca per la prima volta. Non voglio guide, non voglio i vostri tutorial, non voglio consigli. Basta, lasciatemi tranquillo a giocare. Se volete commentate quello che vediamo insieme, senza insomma agitarvi per il resto.
Potremmo metterla. Potremmo metterla tipo così. O così. No, ragazzi, non si può vedere, dai. Senti, possiamo... Io la metto qua. Basta. Coprirò le carte, le pillole. Sti cazzi, ragazzi. Oh, non so dove metterla, la metto qui. Basta. Poi, voglio dire un'altra cosa. Oggi ho bannato una persona che mi stava esasperando. Io ho attirato un po' di utenti che non mi conoscevano con Isaac, ma tra le persone che ho attirato ci sono persone un po' ossessionate da sto gioco. Del tipo, è l'unico gioco che ho giocato in vita mia, ci ho fatto 4000 ore, sono un esperto. Va bene, allora, se tu hai investito la tua vita su un videogioco solo, io lo rispetto. Io ho giocato per molto tempo a Minecraft, ci ho fatto una carriera sopra, lo rispetto. Però non rompere i coglioni, perché non ti si allunga il cazzo se ci hai giocato di più. E basta. Quindi non tartassatemi, se vi sentite più bravi, fatevi le seghe da soli da un'altra parte e non cercate approvazione dai miei contenuti. Non l'avrete, non mi interessa, non mi stupisco della vostra bravura. Avete imparato a lanciare lacrime e piscio meglio degli altri. Bravi. Impareremo, forse anche noi, o forse sarà solamente un'esperienza così, fugace, semplice. Ok? Perché è stato bannato? Perché in realtà ne banniamo un sacco di utenti che tra spoiler e consigli rompono i coglioni. Poi, se siete bravissimi al gioco, siete super intelligenti, esperti, io ci credo. Però, se siete così intelligenti, siate anche intelligenti a comprendere l'italiano di chi vi dice non fate spoiler. Perché se no, non siete intelligenti, siete stupidi e ossessionati. Va bene? Grazie. Ah, adesso ogni volta dobbiamo fare questa premessa e possiamo partire. No, dai, però vaffanculo, eh. Prima stanza, boss. Tra l'altro, una cosa che voglio dirvi è che la prima run non aspettatevi che sia bella, perché purtroppo io sto giocando a un sacco di videogiochi insieme. Ok? Lo so che c'è chi magari dice: ah, sei scarso, io ho giocato 8000 ore solo questo mese, sono più forte di te. Va bene, Gigino, va bene. Io sto giocando a tanti videogiochi insieme, attualmente sto registrando tante serie. Datemi un attimo che mi devo ricordare i comandi, perché io mi confondo tra tutte le cose. Però siamo partiti bene, quindi qua, bomba. Però la bomba che ho ottenuto non è una bomba normale, è un potere. Ok. Quindi è un potere che evoca delle bombe. Che potremmo usare per spaccare robe. Più che combattimento, forse. Buono. Ok, questo devia... No, è Blast Resistance, ok. Me lo ricordavo però sto cappello, almeno esteticamente. Il caccone. Signor caccone, salve. Sì, non si agiti così, però. Che lei mi preoccupa un po'. Quando si agita... Cuoricino non ci serve, non abbiamo ancora preso danno. Incredibile.
Ma niente da fare per ora. E la mappa ci dice che stiamo andando dalla parte giusta. Ora che ho detto che non abbiamo ancora preso danno, non ho fatto il tempo a finire la frase, abbiamo preso danno. Posto. Ah, ok, è già la boss. La boss room. Sì, ho capito, ma mi ha incastrato. Sbattone. Cuore nero, grazie. Non abbiamo altro da fare, andiamo direttamente al boss. Easy. Pin. Non so perché, speravo uscisse al centro, è stata un'idea fallimentare. Altra idea fallimentare, pensavo si fermasse un po'. Bombe piazzate malissimo. Ahimè. E vabbè, però se mi sponi... Ma non mi sponare sotto i piedi! Ma cosa vuol dire? Olè. Recuperiamo sto mezzo cuore. E otteniamo Cat o Nine Tails. Più forza d'attacco e più, che cos'è? Gittata delle lacrime? Velocità delle lacrime? Allora, i valori di là. Il primo, lo stivale e la velocità. Poi abbiamo, credo, la cadenza dei colpi. La forza, 6.50 forse la gittata. E allora 1.23 che cos'è? Questo, allora, sto sparando al simbolo che intendo. Questo simbolo qui, che cos'è? Cosa rappresentava? Iniziamo a far chiarezza su, a capire bene queste cose. Perché io penso sia la velocità dei colpi, la forza, la gittata, la distanza. E questo che cos'è? Un 1.23, che cos'è? Ve lo sto chat. Allora, sì, sto chiedendo alla chat e potete dirmi che cos'è quel simbolo. Avete il permesso di dirmi che cos'è. Lo shot speed. Cosa vuol dire shot speed e cosa cambia dalla cadenza dei colpi? Quindi 2,73 che cos'è in questo caso? Ah, quindi uno è la velocità dei colpi e l'altro il ratio. Quindi il ratio è questo. E questa è la velocità a cui viaggia il singolo colpo. Ho capito bene? Il primo è la velocità che indica quanti colpi sparo al secondo. Non lo so. Sì. E l'altro indica la velocità del colpo. Ok. Quindi abbiamo migliorato la velocità del colpo e la sua forza. Grazie. Chiarito questo, andiamo avanti. Primo livello è andato liscio. Certo è che non abbiamo niente di che. Dobbiamo costruirci la nostra build con calma e vedere che succede. Allora, proviamo di qua. No, gli omini buffi stupidi. Ma è una bastardata a farli combattere in mezzo alle pietre così. Ok. Ora, sto prendendo questa pillola. Voi non la vedrete perché la copro. È rossa e l'altra metà è bianca con i puntini rossi. Tanto la uso subito, quindi vediamo che fa. Mi ha reso più piccolo, ok. Easy. Loro fanno il sangue che danneggia, vero? Mi sa che... sì. Ah, cioè, si è anche abbattuta subito.
Qua direi che è obbligatorio rompere tutti i fuochi. Potrebbero dropparci qualche oggettino utile. E nella stanza sotto potrei anche scendere. Se solo avessi droppato un cuoricino avrei anche rischiato. Però finché non lo droppo magari evitiamo. Ma questi sono blocchi indistruttibili, no? Quindi niente. Mi manca, mi sa, qualche... Dovrei avere un potere particolare per poterli prendere. Per prendere la moneta. Intendo. Ok, siete tanti, però se vi metto tutti in fila indiana, educatamente uno per volta, dovremmo riuscire a gestire meglio tutto, no? Perché siete così, siete super gestibili e mi piacete. Ce n'è ancora uno. Ok. Abbiamo un piccolo aiutante. Double shot buddy. Oh! Cazzo, questo è comodo! Questo è comodo! E poi io mi voglio prendere questo. Sui boss molto grandi, dove i colpi entreranno più facilmente, è interessante. La mano morta! Non so che cazzo serva comunque. Vai. Distruggiamo le caccozze. Ok, qui ho trovato un cuore e mezzo. Quindi abbiamo la nostra occasione di entrare nella stanza che danneggia, la porta che danneggia. Perché mal che vada poi mi vado a recuperare sto cuore. Certo, potrei anche tenerlo per altri motivi, però perché non provarci? Ok, no, beh, quella lì al centro non so se... Anche se potrei fare... Figa, non l'ho colpito? Ho perso. Ho perso. Mi ha tolto un cuore intero. Non so perché mi ha tolto un cuore intero. Credo che essendosi trasformata in quel momento è rimasta sulle punte. E ha perso un cuore intero. Anziché mezzo. Se no io sarei uscito e avrei recuperato tutta la vita. Che bella merda però. Va bene. Abbiamo un potenziamento bellissimo. Vabbè però, cioè, questa roba qui cosa vuol dire? Ma cosa vuol dire, scusami, che mi togli un cuore? Vabbè, dai, almeno eravamo all'inizio. Ok. Osti. The Mystery Gift. Che cos'è questo? Ok. Qui c'è uno shop, ma chiaramente è too soon. Oh la madonna! Oddio. Sì, ho capito, ma non c'ho spazio.
va bene, dai, almeno velocizziamo, si spera. No, ragazzi, sta stanza è assurda. Ho capito che mi sarebbe esploso addosso, mi sono spostato, ma era troppo tardi, mi ha preso lo stesso. E ora è durissima. Attenzione. Attenzione. Era un cuore mezzo e mezzo, però intanto mi ha curato. Va bene, va bene. Meno male che qui siamo riusciti a spuntarla così. Tu sei troppo veloce e appiccicoso per i miei gusti. Grazie. Se ti puoi spostare. Ah, ok, ho preso ancora danno, bene. Perfetto. Una run da buttare. Sin da subito. E invece no, mi ha droppato il cuoricino. Allora, facciamo così. Vediamo se riusciamo a riacciuffarla per i capelli e fare qualcosa di buono procedendo in altre stanze. Che perché non ho ancora trovato la stanza che mi dà il power up? Se non sbaglio. Eccola, infatti. Ok, lì in mezzo c'è una bomba, ma cioè, te la tieni perché non posso prenderla. Bark to the Moon. Cos'è? Un dentino da licantropo? Perché? Perché l'ho fatto? Perché ho dovuto... Perché non mi faccio i cazzi miei? Intanto non mi droppano niente. Va bene. Non sono soddisfattissimo. Un inizio abbastanza... sfortunato. Vediamo ora. I Gurglings. Dai però, sono appena entrato. Mi ha subito preso. Ma Dio mio. Posso già più sbagliare. Che cazzo? Il sangue! Il sangue! Non mi ricordo mai che il sangue che scatarrano terra è nocivo! Non mi ricordo mai! Ma, cioè, che poi è lì, non... Avesse un'animazione tipo che ribolle, non lo so, è lì e basta, quindi non mi rendo conto che c'è. Che palle. Minecrafter? Aspetta, mi stai regalando così il titolo Minecraft? Cioè, ho trovato Minecraft su The Binding of Isaac? E che cos'è? Ah. No, dai, che merda. No, fa schifo. Fa schifo e sto già morendo. Ma che cazzo di mira c'hai? Vai, rifacciamola subito, dai. Mamma mia. Dai, facciamo fuori sti tacchini del cavolo. Non sono concentrato, ragazzi. Sto facendo danni davvero inutili. Che cos'è? Split shot. Questo? Ricarica l'oggetto mettendo un soldo forse.
Vabbè, però, però. Dai, santo cielo. Ah, quando va a segno si splitta in altri colpini piccoli. Buono sulle orde e basta praticamente. Buono che vada solo sulle punte e subisce danno. Meno buono che si sia diviso. Ovviamente diventano sempre più veloci. Madonna, pure. Conviene far fuori i piccoli prima. Però quanta vita hanno, santo cielo. Fa cappato, ho fa cappato. Devo colpire gli altri. Bene. Che regalo di merda che mi ha dato comunque. Vaffanculo. Contavo su un qualche tesoro nascosto nel falò, un cuore extra, non lo so, non ce l'ho un cazzo. Che bello. Basta! Cosa dovrei fare comunque? Riprovare a fare in hard o con Isaac o con Lazzarone. A questo punto la run in hard base la dovrei fare con loro, secondo me. Cioè con Isaac più che altro. Era più simbolica. Ma io con mezzo cuore mi presento dal boss, ma secondo te? Secondo te che cazzo faccio? Muoio. Snake. È Snake. Ci va bene che sia un attimo incantato perché... Ah, si divide. Bastardo. In qualche modo ci siamo salvati. Più danno e range up. Va bene. Volevo far esplodere la TNT, non ha funzionato, pace. Non è neanche stato tanto conveniente. No, ragazzi, non ci siamo. Non ci siamo proprio. Dai, ma... Dai! Ma non ci posso credere! Ma che figlio di pu... Di puzzolina schifosa. Di puttana, anzi. Che figlio di puttana. Ma cosa vuol dire? Oh, stiamo proprio vivendo sul filo del rasoio, eh.
Ok, questo non so cosa faccia, va provato. Bello! Spara raggi random? Pillolina. Ho le chiavi, ma non entro, perché tanto è una moneta sola. Non ha senso. Ormai abbiamo passato la fase della curiosità. Abbiamo finito la fase del guardiamo a tutti i costi cosa c'è per imparare. Non serve. Ok, non ce l'ha niente, meno male che non ce la siamo rischiata. Mi sparo la pillolina? Speed up, ok. Speed up io, non i nemici però, eh. Cioè, cosa vuol dire che è così veloce? Una monetina. Un cuore. Oh, che gentile. Andiamo. Widow. Non sono abituato a entrare da questa parte. Ho fatto molto strano. Però in realtà prendere un mezzo cuore di danno con Eve mi conviene sempre, perché alla fine mi esce l'uccellino. Anche questo, anche sto power up è interessante, no? Solo che poi basta. Cioè, divento più forte, poi recupero i cuori così. Ti dirò, tutto sommato. Danno e range up. Andiamo. Però ho bisogno anche di aumentare i cuori, perché restare con due è troppo pericoloso. Lì non so se ci voglio entrare ancora. Ok, easy. Ammazza che casino. Mi è esploso addosso la mosca. Ma che cazzo. Ok, allora qui abbiamo una bomba e so esattamente dove metterla, perché cioè è palese che vogliamo questo coso. Lui è quello che si mangia le monete e diventa forte. Devo lasciarlo fare. Possiamo prenderla, però lui è andato a mangiarla, bravo. Fatto bene.
chiave. Dai, vediamo cosa troviamo qui dentro. Soldi uguale danno. Ho capito, è quello che cazzo serviva, scusami. Mi stai dicendo che forse quello c'è in tutte le stanze dell'hard mod? O cioè spesso nell'hard mod pagando un soldo ti cambia quello che trovi? Quindi se fosse così, vabbè, adesso l'ho speso per niente, però dobbiamo accumulare più soldi possibile. E il problema è che abbiamo anche il tizio che se li mangia, quindi non è una buona combo questa. Prendo io, però mi fa un più 0.04, non è neanche così tanto. Allora, aspetta un attimo. Ah, pure? Ora, salgo. Vabbè, più semplice del previsto. Sì, solo che ho mezzo cuore e non mi stavo rendendo conto di questa cosa. E ovviamente, figurati se me lo ridà sto mezzo cuore. Sono morto, come faccio qui? Andare su non so neanche se mi conviene. Però potrei andare a recuperare mezzo cuore almeno. Tornare indietro è una follia, come fai? Ah, è impossibile. Ero fottuto. Non potevo tornare indietro. Però che merda, cioè perché devo morire così? Non c'era... non potevo tornare indietro. Per il tempismo, come facevo? Forse devo passare in mezzo, slalomare, non lo so. Sta andando molto male questo hard mode per ora. Certo, finché mi comincia così. Vabbè, dai. They grow inside, crescono dentro di te. Delle mosche? Non sembra molto promettente. Quest'ultimo try non esiste. Sono un po' troppi. No, eh? Sai che l'hard mode non cambia solo la vita dei nemici, ma anche la quantità di nemici, perché ste robe non le avevo mai viste.
Ok, proprio la prima stanza che becco. Allora. Sì, infatti, qua li trai, non so neanche io di cosa stavo parlando. Gigafart. Ok. Va bene, ho lasciato indietro una stanza giù, non ho neanche chiavi, quindi mi sa che si scende. Qua. Sì, ho capito, ora me ne servono due di chiavi. Sarà anche un po' stronzo. Cinque costa una chiave, io ne ho quattro. Vediamo. Oh. Grazie. Questo evoca mob. Bomba. Ah. Che gentilezza. Ah, mi compro la chiave. E ci apro questo qui, già che siamo. Allora, visto che mi hai droppato dei cuori, questa volta, senza far cazzate, io qua ci torno. Ok, abbiamo delle moschine che ci fanno compagnia. E basta, abbiamo recuperato la vita, quindi ci siamo. Andiamo dal boss così. Niente di troppo particolare, però. Larry Junior. Tieni. Ben ti sta, Larry Junior. Smetti di cagare ovunque, gentilmente. Proprio un maleducato. Questo è un cuore normale, andiamo giù. Con un pugno di mosche, è vero. Iniziamo dalla stanza piccola. Va bene. Sono incastrato, però potrebbe non essere una brutta tattica in alcuni casi. Dove serve un po' di fortuna, io ho sempre sfiga. Niente, siamo già a mezzo cuore. Sarebbe qui, ma non riesco a prenderlo. Ok,
mi hanno dato giustamente una bomba. Ottimo. Allora, qui Yabby Buddy. Ok, lui mi segue, ma non so cosa faccia. E questo se me lo prendo. Ah, spara anche lui, buono. Ogni tanto. Cosa mi ha danneggiato? Scusa, mi ha danneggiato la cacca? Ma che cazzo? Ragazzi, mi ha danneggiato la cacca. Perché c'hai i puntini gialli? Sì, però non si può manco vivere così. Mattia, grazie per i 51 mesi. Sono morto, è finita. È finita, basta. Finita. Addio sogni di gloria. È finita. Abbiamo perso. Oppure la chiave mi serve. Dove cazzo passo? Mio Dio. Allora, secondo me Eve Hard non è una buona partenza. Il cuore in meno pesa. Poi questa stanza è una roba davvero incredibile. Quindi, un Isaac classico o un Lazzarone? Proviamo Lazzarone Hard. Sì, ma scusa, certo che se partiamo così... Cioè, prima partivo avevo la stanza con 5 boss, subito. Ma scusa, allora è Eve che è sfigata. Non capisco. Hanno fatto un mega nerf al boss finale di Shadow of the Erdtree? Davvero? Che palle, perché? Ma l'ha già battuto tutti. Cioè, chi non ce la fa batterlo, si faccia la build apposita o evoca qualcuno. Non capisco perché nerfano le cose. In continuazione. Sì, ma ragazzi, ma cosa c'è di art qui? La chest spinosa non l'avevo mai vista, effettivamente. Per tutte le lamentele. Ma devono anche finirla, che questa storia che si lamentano tutti, allora modifichiamo i videogiochi. No, il videogioco lo fa. Chi lo fa? Il giocatore ci gioca, deve stare muto, figa. Va bene il consiglio, va bene il feedback, ma non che mi lamento finché non lo cambi. Questa cosa qui davvero sta rovinando tutto.
Che quindi ogni tanto qui parte una... una lacrima che tira un pugnazzo e sposta tutto. Che figo. Beh, qua non posso comprare niente, però giusto per curiosità. Peccato non poter prendere sto coso. Figa, è già morto. Ti passava una bomba. Mi sento quasi in colpa. Devo stare attento perché sono tantissimi. Abbiamo aumentato la fortuna. Che era negativa prima, peraltro. Mi sono esplosi addosso, ma non mi hanno fatto danno. Come mai? Comunque, ci sono queste stanze qui. Non ho ancora capito come si aprono. Forse devo battere il boss e tornarci. Non ci ho mai provato. Bravo me. Bella idea, dobbiamo provare a fare sta cosa. Avevo due cuori blu? Quando mai avevo due cuori blu? Non mi sono minimamente accorto di sta cosa. Ah, la caccaniera non serviva a niente. Chiave buttata, non so manco perché sono entrato. Accuratezza, migliora l'accuratezza, cosa vuol dire in questo caso? Ah, ok, qualche proiettile parte illuminato. Ender, grazie per i 16 mesi, bentornato. Queste cose mi mettono l'ansia. Infatti c'è. Ma basta perderci vita! Ma basta! Ma cos'è? Ma cos'è? Ho perso tutti i cuori! Questi cosi schifosi! Tutti! Mio Dio! Sì, va bene, grazie però. Dammi dei cuori. Va bene, tutto meno che i cuori, grazie. Là ovviamente non ci entro, sono morto. Proviamo di qua. Non ci posso credere. Si è aperta la porta. Cuori! Oddio, che culo! Mi sta
facendo malissimo però. Ma stai scherzando? Che è sta stanza? Una multi-boss fight. Niente. Che palle. Vabbè, in ogni caso era imbuttata per me questa. Sappiatelo. Una moneta. Una moneta. Va bene. L'ho detto, rambuttata. Morire subito così. Rambuttato. Non ci provo manco. Zap. Questo dà l'elettricità ai nemici quando... Aspetta, quando gliela dà l'elettricità esattamente? Quando mi colpiscono loro? No, se si avvicinano c'è una chance, ok. È meno figo di quello che sperassi. Ho trovato un pillolone. Pensate se non mi droppa niente sto fuoco, che ridere. Grazie Isaac, grazie. Sì, è molto simpatico, vaffanculo anche. Le bombe sono la chiave. Mica, che tempismo che ho scelto per uscire, eh? Complimenti. Parte la scossa è un'ottima cosa. Però ho anche preso del danno stupido. Non ho bombe. E ho un cuore in meno. In una stanza mi segna che ho lasciato un cuore, però possibile. Tanto qui
Una carta posso comprarmi? Ci penso un attimo. Pillolina magica? Non lo so. Ah, è vero! Bene, aspetta, fuoco. Niente. No, risparmiamo i soldi. Full vita è meglio. Mi sento più tranquillo. Però zero bombe. Peccato questo. Questi sono dei bastardi, mamma mia. Con sto sangue che lasciano. Infatti. Pensavo si stesse togliendo, ma. In tempo. Come lockdown? Che cazzo di pillola era? Ma possiamo cominciare così? Va bene. Andiamo. Pericoloso lui. Smettila di vivere. Smettila di vivere. Cazzo di essere plasmato dall'ansia e dalla collera. Lo zap è molto bello come potere. Mi piace. Questa cosa non la useremo, ovviamente. Bene, sotto controllo. Peccato. Ok, siamo indietro di un cuore, non andiamo al boss, ovviamente, andiamo avanti con l'esplorazione. Sappiamo benissimo che conviene. Ma ha aperto la porta? La bomba ha aperto la porta, potrei già uscire? Dio mio, ti prego, muori. Ma quanta vita hanno? Ok. Pillola gialla. Oh madonna, quanti siete. Sia lodata la Zap che ci salva il culo sin dagli anni di Clash Royale. Sia lodata. Spider Love. Madonna, com'è brutto il personaggio però. Intanto su quello sbagliato. Però ce l'abbiamo fatta. No, il... Madonna santissima, il cuore! Ma allora... Entra!
Vediamo 15. Che cos'è? Money Talks. Cosa vuol dire Money Talks? Le monete parlano, ma che intendi da un punto di vista isacchiano? Scioppato un po' così alla cieca, ma per provare. Ok, beh, direi che andare giù è obbligatorio ora. Io me la gioco così. Non li prendo mezza volta. Mi stressano, non lo so. Sarà che tremano così? Sembrano costantemente in procinto di attaccarti. E io non li sto colpendo mezza volta. Loro sono dei cazzo di cecchini invece. Perché ero troppo lontano. Ok. Vediamo di qua. Stanza interessante. C'è un cuoricino, c'è una chiave. Ho una bomba sola, potrei prendere la chiave e aprire la chest. Oppure prendermi il cuore. Zip zup. Non so cosa sia. Ah, ok, abbiamo boostato cadenza e gittata. What? Va tutto storto. Oh merda. E come cazzo faccio a usarli così? No, mi dà troppo fastidio. Ho fatto una cazzata. Peraltro, dov'è il boss? Ah, ma l'avevo incontrato 3 ore fa il boss, è là. Oh mamma mia. Allora, dal boss ci arriviamo alla fine con 2 cuori. Vediamo. Ed è la solita Widow. No, non sono contento di questo potere che ho preso, se devo essere onesto. Attenzione. Va bene, andiamo. No. I miei acerrimi nemici. No, non mi sono mancati per niente, li odio davvero con tutto il cuore sti affari. Sì, però avere il... cioè davvero avere il proiettile storto così è davvero fastidioso, non vedo l'ora di cambiarlo. È il potere di merda. Bella che ho la zap è bellissima. Cioè la zap mi risparmierà un sacco di danni inutili. Cioè guardate qua,
Che è buono che una chiave, che adesso ci andiamo a prendere un altro power appone. Funghetto. Tutte le statistiche up. Beh, non sono proprio tutte, però bello. 2.16. Vabbè, più di 2 punti di forza extra. Questa è tanta roba. E ho i proiettili giganti. Sì, beh, non si capisce una sega. Anch'io sono diventato gigante. Ah. Vabbè, il potere... E ho un cuore in più? Ah, mi ha dato anche un cuore. Ok, no, è fighissimo. Forse l'essere gigante così potrebbe essere un problema, però... Me lo accollo tranquillamente. Fartum. Che cos'è Fartum? Allora, Zip Zap mi dà più gittata e più distanza al colpo. Questo non so cosa mi faccia, ma toglie. Provo a stare senza, perché mi sembra di non aver controllo di quello che faccio, se no. Eccolo qua. Ovviamente. Bene, mancano alcune stanze. Forse non è l'idea più furba del mondo, per come siamo messi, però sono curioso, vado a vedere lo stesso. Valutiamo con calma se rischiare. Qui c'è una cesta che non posso aprire. E qui ci sono i vermini di merda. Ah, ma lui mi spara. Bomba e una chiave. Justice. Posso il tuo futuro divenir bilanciato. Non mi ricordo cosa faccia. Mi viene il dubbio che sia una di quelle da usare fuori dalla stanza, però, che tipo mi dà dei bonus. Esatto. Fatto bene. Nel caso c'è un cuore da prendere dopo. Chubb, Double Trouble. Ah, ecco perché è Double Trouble. Non è semplice piazzargli le bombe a lui, eh? Devo capire quando carica verso di me e mettergliela sul percorso, se proprio voglio metterla. Però mi sembra che non sia neanche necessaria, dai. Li lasceremo perdere. Sì, però basta perdere cuori inutilmente. Su. Recuperiamo il cuoricino. Full. Bene. Andiamo. Si sta componendo una build interessante. Meno. Mi sono fatto colpire. Ti
prendendo troppi cuori. Allora, il negozio non ci entro senza almeno 15 monete, facciamo così. Ho visto una cosa nella parete. L'ho vista. E non possiamo non fingere di non averla vista. Come se ci fosse stato un portale. Ok, si è riaperto infatti. Ho guadagnato 2 HP? Cosa? Ma è clamoroso. C'è un altro buco. Ehi, no, il buco del culo pazzo con la diarrea. Madonna, come sparava. Buco del culo pazzo. Una slot. Va bene. Ci stava. Una rischiata che ho giocato volentieri. Una rischiata. Vabbè. Una giocata che ho rischiato. Vaffanculo. Odio, vi odio, vi odio con tutto il mio cuore. Decidetevi dove mettervi, però. Allora. No, basta. Almeno apriti. Hanno solo chiavi in questo momento. Spammano chiavi. Ok, stanza del boss trovata. Sì, però ho perso dei cuori, non riesco a recuperarli più. Perché non me li droppa mai. C'è una stanza dove ho lasciato mezzo cuore. Sì, vabbè, ho capito però. Torniamo nella stanza misteriosa. E andiamo di qua. Serviamo un cazzus. Cioè, con 4 cuori siamo messi bene, però se ne avevo 6. Sarebbe bello essere full. Vediamo di qua. Ho tante chiavi, apri. Che cos'è? Non mi è mai capitata sta cosa. Un dado gigante. Quindi? Sono dei simboli che sembrano la mappa dei livelli lì, ma non la riconosco.
cosa deve rappresentare qualcosa? No, non torna qualcosa. Tornano i conti. Non lo so. Mentre questa stanza sono contento di vederla. Peccato perché questi bastardi esplodono, purtroppo. Bene, dai, 5 cuori, 5 cuori per il boss. Buono. Un fantasmino e un plagganale. Firim. Vabbè. Ha visto di peggio il suo corpo, no? Il dado ha reloadato i loot nella mappa. Ecco cosa ha fatto. Ciononostante, noi siamo a posto così. E io ho un potere che non so cosa faccio però, cioè il plug, che cos'è in realtà? E che questo? Estende? Allora, Fartum non so cosa faccia, non ho capito. Questo estende le statistiche, gli effetti delle statistiche, il tempo degli effetti delle statistiche. Quindi se ho un boost alle statistiche o qualche modifica mi stende il tempo. Boh, io mi prendo sto coso. Gurdi! Ma salve, Gurdi. Gurdi, lei è debole alle bombe, vero? Ho anche il fantasmino che lo sta importunando. Povero Gurdi, l'abbiamo devastato. Guardate cosa c'è qua. Vabbè, però voi siete stronzi. Io ho tanti bei preziosi cuori, voi li volete. Mi chiedete di sacrificarli in cambio di. Non li sacrifico più. Ho preso danno, non mi è piaciuta la cosa. Ecco, questo me lo piglio e me ne vo. Stronzi. Non sacrifico un bel niente io. Questo è il livello dove troveremo madre, mi sa, vero? Santo cielo, che pallosi che siete. Cazzo di testino. Bella stanza. Ah, qui ci andava una moneta. Lol. Chiave recuperata. Ancora. Vabbè, si può fare, eh. Che tu possa trovare quello che desideri. Una di quelle chiavi che mi teletrasportano. Joystick. Lacrime 360, ma ho capito bene. Ma scusa, ma questa cosa si poteva già fare? No? Oddio! Oddio!
Questo invece cosa fa? Ah, questo è lo sciacquone. Ecco cos'era. Una chest di pietra. Questa mi sa che va fatta esplodere, vero? Madò, che bello, che soddisfazioni che mi sto togliendo. Oddio, dai, 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 dai. Quasi. Sta andando bene. Ho facciappato all'ultimo. E beh, immagino che sì, col controller sia molto più comodo, certo. Per usarla qui devo usare insieme le frecce. Comunque sarà difficile abituarsi a questa cosa, non l'ho mai avuta. Quelle stanze esistono solo per farmi perdere vita. Palese. Basta darmi chiavi, datemi i cuori. Vabbè, comunque stavamo esplorando di là, torniamoci. Bella lì. Doveva essere una roba pericolosa? Poche monete per entrare qui. Torniamo indietro. Che bello sparare in obliquo, mamma mia. Questa è quella che ricresce, quindi non dropperà nulla, immagino. No, non me la rischio. Considerando che alcuni nemici sparano in orizzontale e verticale, poter sparare in obliquo è una comodità perché a loro non mi possono toccare mentre li colpisco praticamente. Ok, 4 cuori e mezzo poteva andare meglio, ma abbiamo... Perché c'è una stanza che mi segna un cuore invece? Andiamo a vedere. Forse era irraggiungibile. Qui dentro. Ah, invece no. Posto. 5 cuori e mezzo. Cinque cuori e mezzo e potrebbe esserci madre adesso, se non ricordo male. Che è sempre un disastro, quindi devo stare super attento. No, no, ancora è presto. È la prossima, allora. È il caduto. Ecco, lui tipo, se fa sta cosa, io gli sto in obliquo, si fotte. Qualche colpetto, purtroppo. Ce lo prendiamo. Bene, andiamo. Necropolis è la prima volta che la vedo. Questi si muoveranno ovviamente mentre passo. Ah.
Ma perché ogni cosa deve danneggiarmi in questo modo? Dai, che palle. Ho sentito sparare. Ottimo. Che cazzo sei? Ok. Vai, vai. Shoppa, shoppa, entra. Protezione dai proiettili. Abbiamo uno scudino. Due moschine scudine. Figo. Andiamo avanti. Bisogna cercare di far cappare poco nei livelli. Di andare dritto. Però che quanto cazzo erano veloci. E vabbè. Niente. Fa niente, fa niente. Quattro cuori, quattro cuori, va bene. Che altro lo dico, lo cieco. Sei un bastardo. Dai. Vabbè. Ovviamente. Io me ne sto qua. Che comunque se Lazarus mi muore torna in vita con 5 cuori. Di massimo intendo. Non è che faccia così schifo, eh. Io non faccio niente, lascio fare il fantasma. Campero. Nemici mai visti prima e direi che un po' di sciacquone ogni tanto ci vuole. Siete pure voi. Ma io tutta sta roba non l'ho mai vista. Beh, d'altronde è un'area che non avevo mai visto, in effetti. Loro purtroppo li conosco bene. Ancora delle vie alternative, ma al momento saliremo qui sopra. Devo stare attento e ricordarmi che anche il fuoco spara. Ah, non mi puoi prendere così. Se ti combatte un obliquo non mi puoi fare niente. Godo. Incastrato come un pirla. Bravo. Finalmente un cuore. Questo? It kinda works. Sembra funzionare. Ma non so come funzioni. E siccome sono disperato, mi compro le carte. Le uso. Aspetta, sono tornato indietro. Non una gran mossa. Non lo so. Non è andata bene, eh. Risolviamola così. Ah, ma è ancora in vita. Ma che cazzo.
Boss fight si fa complicata. C'è una stanza che ci manca. Vado. Lo sciaccone shotta i nemici. Apparentemente il fantasma non l'ha shottato. Quindi credo faccia molto danno. O forse alcuni nemici che non toccano terra ne siano immuni. No, vabbè, dai, però. E invece è andata bene. Summon Bombs. Ma in realtà... sai che lo sciacquone mi piace anche di più. Che tu possa vedere cosa ti offre la vita. Ma che cazzo intendevi questo, tu? Dio mio. Devo tornare giù. È uguale. Due uguali. The Hermit. One makes you small. Ah, sono diventato piccolo. Un cuore in mezzo, ragazzi. Sono fottuto. Ho tentato di predictare la bomba, ma non ha funzionato. Ora sì. Vai ancora. Sì, però ritorno con un cuore solo, ragazzi. No, dai. Fa niente, era una bella run, però ho perso troppi cuori in giro e è andata così. Dovevo andarci full vita, se ce l'avevo full vita era top. Peccato. Però... Con lui è stata interessante. Il prossimo obiettivo allora sarà finire una hard. Ma ragazzi, per oggi è tutto. Salutiamo Isaac, sono le 10:30. Il destino mi ha voluto morto nell'orario giusto in cui dovevo staccare. E quindi la live continua, ma cambiamo argomento. Addio, Isaac. Sì, resta nel tuo angolino a piangere da solo. Io non ti salverò più.